Tornare all'università è sempre un piacere, lo considero un ritorno a casa, è un piacere perché l'università, anche nella prospettiva del candidato, è un'istituzione che ha un grande ruolo da svolgere, forma i giovani, dobbiamo formarli sempre meglio per vincere una sfida con gli altri territori, per vincere una sfida di proiezione nel futuro, per assicurare un futuro ai nostri giovani. Per questo mantenere questo contatto continuo con loro, con i ragazzi, è davvero quanto di più stimolante ci possa essere. Riteniamo che il cammino da compiere per la Regione Abruzzo sia molto impegnativo, e proprio perché impegnativo è necessario che tutti gli abruzzesi concorrano nell'individuare, nell'indicare le principali aree problematiche, anche nel suggerire le possibili soluzioni. Noi vogliamo che ci sia una riflessione la più corale possibile, perché poi, dopo aver formulato il programma di governo, bisognerà assicurare il governo alla regione e sarà necessario l'impegno di tutti gli abruzzesi. Io credo che dobbiamo rivedere in parte la rete ospedaliera così come è stata ipotizzata dall'attuale giunta, ma soprattutto dobbiamo integrarla, realizzare con la massima capillarità possibile la rete territoriale, di assistenza territoriale. Spesso conserviamo una visione ancora ospedalocentrica, ma l'ospedale deve essere riservato solo ai casi acuti. Ciò che conta sia come rilevanza quantitativa del fenomeno, sia per assicurare un'adeguata qualità della vita, e anche la rete di assistenza territoriale, in cui le cronicità devono trovare un'adeguata attenzione.